Gentili telespettatori, buon pomeriggio. Parliamo del caos Ilva, per il momento non si sa come poterlo definire, disastro Ilva. Si viene a sapere che la banca Intesa San Paolo sospenderà le rate dei mutui e prestiti dei dipendenti dell'ex Ilva e dei fornitori suoi clienti per un periodo fino a 12 mesi, raccogliendo la proposta della FABI. Ma attenzione! Non c'è nessuna sospensione dello stipendio, non c'è nessuna riduzione dello stipendio. Ricordatevi che l'Ilva, in questo momento, ma lo è sempre stato, è un'azienda nazionale. C'era un contratto di affitto per poi diventare una compravendita con questa ArcelorMittal, ma attenzione che i dipendenti sono dipendenti statali, sono operai dipendenti statali, quindi non c'è nessuna, non ci sono esuberi. Nel senso, gli esuberi li ha chiesti l'ArcelorMittal, ma il governo italiano non licenzierà mai 5.000 persone, anche se effettivamente sono in più, perché con la produzione attuale servono solo 5.000, 6.000 persone, non 10.700, più quelli che ci sono già in cassa integrazione. Questa è la realtà. Quindi la banca Intesa San Paolo rende noto che sospenderà i mutui per i dipendenti dell'ex Ilva, ex Ilva. Togliamoci ex Ilva, i dipendenti dell'Ilva, perché ArcelorMittal è uscita dal contratto per, come si dice, inadempienza dello Stato, togliendo l'immunità parlamentare, quindi non si chiama ArcelorMittal, si chiama Ilva, quindi non è ex Ilva, si chiama Ilva, azienda statale. Però la domanda di sospensione del mutuo andrà presentata dai dipendenti interessati presso la propria filiale Intesa San Paolo, che provvederà a finalizzarla, cioè a renderla ufficiale. Per informazioni sulle caratteristiche e modalità di attivazione della misura, che si rivolge appunto a quelle situazioni di difficoltà che sono specificatamente derivanti dalla difficile situazione dell'azienda, sono a disposizione tutte le filiali del gruppo sul territorio. Intesa San Paolo vuole dimostrare la propria vicinanza ai dipendenti ex Ilva ed alle aziende fornitrici e alle loro famiglie in questo momento di seria difficoltà, spiega Carlo Messina, consigliere delegato e CEO di Intesa San Paolo. Beh, questo potrebbe essere la sospensione del mutuo, che andrebbe a diventare più lungo di un altro anno, potrebbe servire per le persone che attualmente sono in cassa integrazione, magari ricevono uno stipendio ridotto, magari una sospensione di un anno gli può far bene per altri progetti che hanno in mente, ma non per gli esuberi, i tagli, perché su quello in questo momento non c'è nessuna discussione, perché non sono in programma dal governo italiano, perché dovrebbe farlo il governo italiano, licenziare 5.000 persone. Sempre Carlo Messina dice: abbiamo ritenuto che la sospensione di mutui e prestiti fosse un intervento di concreto sostegno per le persone e le comunità locali nell'attuale situazione. L'attenzione alle dinamiche e alle esigenze sociali dei territori è per noi uno dei capisaldi del nostro modo di fare banca. Sicuramente avranno il loro tornaconto. Imprese benefattrici io non ne ho mai conosciute. Comunque, ben venga l'iniziativa, loro avranno il loro tornaconto per pubblicità, per far sì che molta più gente vada nella loro banca ad aprire un conto in quanto una banca buona. Però attenzione, le aziende non fanno niente per niente, tutto ha una logica commerciale. Comunque ben venga questa iniziativa commerciale. Ma vediamo qualche numero concreto sulla acciaieria più grande d'Europa, l'ultima grande azienda italiana rimasta, quella che faceva parte delle industrie pesanti, che fanno parte di un paese industriale. Poi queste industrie passano ad altri paesi e l'Italia poi passa, come tanti altri, in una fase successiva senza industrie pesanti. Quindi l'acciaieria Ilva, la più grande d'Europa, produce in questo momento circa 5,6 milioni di tonnellate di acciaio l'anno. Questo era il dato del 2016, adesso la produzione è scesa ancora, si dice 4 milioni e mezzo di tonnellate. Ha 10.700 dipendenti più 4.000 in cassa integrazione, sono più o meno 15.000, all'incirca sui 15.000 dipendenti
dipendenti più l'indotto, alcuni studi hanno portato a dire che l'indotto in tutta Italia porta a 51.000 posti di lavoro, senza poi contare che i dipendenti, c'è cioè il bar, comprano il caffè e comprano i vestiti, mentre tutti questi dipendenti licenziati non andrebbero al bar, non comprerebbero i vestiti, non comprerebbero le scarpe, non comprerebbero neanche da mangiare. Quindi attenzione, il danno al settore economico si estende a macchia d'olio, quindi il disastro di una chiusura eventuale di un'azienda come questa porterebbe a un disastro sul territorio di Taranto, ma anche su tutta la Puglia e anche su tutta l'Italia, con un recesso del PIL dell'1,4%. L'Italia andrebbe in recessione con la chiusura di un'azienda che fattura miliardi. Nel 2016 aveva fatturato 2,2 miliardi di euro, ma ha perdite per 2 milioni al giorno attualmente. Taranto ha un tasso di disoccupazione del 16,7%, pensate, 16,7%, a fronte di un tasso nazionale medio del 9,5%. Quindi addirittura la disoccupazione a Taranto è il doppio rispetto all'Italia media, nonostante ci sia l'ultima mega azienda italiana da 21.000 posti di lavoro con l'indotto solo a Taranto, con gli altri che arrivavamo a 50.000 e in tutta Italia. Quindi pensate che 21.000 posti di lavoro a Taranto e comunque Taranto ha una disoccupazione del 16,7, dati del 2018. Immaginatevi se chiudesse questa azienda, la disoccupazione diventerebbe un qualcosa di inspiegabile quasi, non so, la disoccupazione diventerebbe al 40%, una cosa inimmaginabile, inimmaginabile. Ma i 5 Stelle ci vogliono fare le cozze pelose a Taranto. Poi mi spiegheranno, qualcuno dei 5 Stelle mi spiegherà come si fanno a recuperare 20.000-21.000 posti di lavoro coltivando le cozze pelose. Me lo spiegheranno. E fare miliardi di fatturato con le cozze pelose. Ma magari un giorno qualcuno riuscirà a spiegarmelo e magari io poi ci crederò con quella spiegazione. Non credo proprio, eh. La disoccupazione giovanile a Taranto è del 56,2%, 90° posto in Italia. Si va dal migliore al peggiore, 90° posto in Italia. La retribuzione media è di 1,53 euro l'ora, 91° posto in Italia. L'incidenza dei tumori infantili è al nono posto, più alto rispetto alla media della regione. Taranto è al primo posto in Italia per tumori da lavoro, dato INAIL. 164 casi nel 2018 contro i 107 di Napoli, i 97 di Milano. Nell'area dell'acciaieria l'incidenza dei tumori da amianto è del 500% più alta rispetto al resto della città, non d'Italia, al resto della città. Alle politiche del 2018 alla Camera dei Deputati, il Movimento 5 Stelle, che era favorevole alla chiusura dell'Ilva e che ci è quasi riuscito, ottenne il 47,7%, una cifra incredibile. La Lega, pensate, il 5,7% a Taranto nel 2018. Il PD aveva il 13,6%. Mentre alle europee, proprio di quest'anno, le cose sono cambiate, perché il Movimento 5 Stelle era al 26,9%, la Lega al 25,5% e il PD al 15,6%. Diciamo che a Taranto una buona fetta dell'ex elettorato Movimento 5 Stelle continua a credere che si possa chiudere l'Ilva e adesso staranno festeggiando perché hanno capito perfettamente che il Movimento 5 Stelle, con quella mossa di togliere l'immunità, sotto sotto covava l'ipotesi di chiudere l'Ilva. Questa rabbia, questo rancore verso l'impresa italiana, per me che vi parlo, è assolutamente inspiegabile e sciocco, veramente di uno sciocco al cubo, elevato al cubo. Un comportamento veramente così superficiale e di poca cosa che è spaventoso, spaventoso. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale per partecipare nella community a tanti sondaggi e siamo anche su Facebook, dovete cercare Tele Italia Notizie, trovate
Trovate tutti i video che ci sono su YouTube, li potete assolutamente condividere ovunque in internet. Grazie per avermi ascoltato, vi auguro buon pomeriggio e buona serata. Arrivederci.